nodo non vada avanti. Quindi preferisco concentrarmi sulla risoluzione di quel problema e poi continuare a scrivere. Okay. Allora, invece, so che sta twittando su Instagram, anzi ricordo la pagina Instagram di Condominio Roma Futura con le IG Stories, le vedete, le monta tutte la nostra remolacia, tra l'altro, bravissima, anzi un applauso, le apriamo infatti il microfono, grazie portiere che è sempre attento, supervisore del condominio, giustamente, da buon padrone di casa. Allora, volevo chiedere alla nostra remolacia, visto che prima c'è stata una dichiarazione un po' scottante da parte della nostra ospite qua in studio, che si è soffermata sul fatto dei social, ha detto che a lei gli stanno un po' sulle scatole quelli che stanno sempre sulla metro con il telefono, quelli che preferiscono anche guardare la TV a leggere un libro. Cosa ti senti di dire, visto che tu sei molto social, remolacia? Io sono parzialmente d'accordo, nel senso che il social lo devi utilizzare, ma lo devi utilizzare bene, non puoi sempre stare con il telefono in mano. Cioè, a volte puoi guardare quello che c'è intorno o leggere un libro, assolutamente d'accordo. Però in alcuni momenti, secondo me, va bene distrarsi un po' con la leggerezza del social. Bene. Eleonora, dipende se quando sono questi momenti e di quanti minuti sono fatti questi momenti, perché magari se si trasformano in ore in cui tu scorri sulla home, ma alla fine non stai apprendendo nulla, è un tempo sprecato. No, infatti c'è appena stata una ricerca che dice un'ora sui social è il 3% in meno di felicità. È vero. Quindi, tra l'altro, notizia di ieri, se non erro, proprio fresca. Un numero interessante, comunque, una percentuale degna di nota. Allora, parliamo invece di radio, perché la nostra Eleonora è anche una speaker radiofonica, quello che mi stava raccontando prima di entrare in studio. Allora, volevo chiederti, cara Eleonora, come riesci a conciliare le due cose, ovvero il lavoro da speaker, faticosissimo, cioè la lacrima di sudore, vedo che è stanca. Qualcuno mi asciughi. Eccola là. No, appunto, è arrivato adesso pure questo, arriva sempre tardi, stanno a dormire oggi. No, volevo chiederti come riesci a conciliare le due cose, poi se c'è un nesso, no, tra il lavoro di speaker radiofonico, cioè tra la radio e il blog. C'è un nesso, qualcosa, oppure sono completamente due mondi allora diversi? Devo dirti che non ho deciso di fare la speaker e non mi reputo tale. Semplicemente con Federica, la mia collaboratrice, che è con noi oggi in studio, Federica Girardi, che fa tutte le foto. Tra l'altro potrete trovare le sue foto attraverso la pagina Facebook del blog, la sua, Federica Girardi, oppure la vostra. Con il tempo, diciamo, è nato il fatto che Federica contatta diverse radio, comunque gli addetti stampa o gli addetti, diciamo, ai lavori, per quanto riguarda i nostri eventi. Quindi cosa succede? Io ad esempio organizzo un evento, lo strutturo, penso che posso portare, che non posso portare, sviluppo la pubblicità. In quel momento con Federica parte la campagna pubblicitaria in cui lei si occupa di contattare tutte le persone. Una volta che lei contatta tutte le persone, ha cominciato dai siti, ha cominciato dalle agenzie di stampa, arrivando ai giornali, per poi provare alle radio, alle web radio, alle TV. Quindi nasce così il fatto che Eleonora Marcella arriva in radio. Ed è una cosa assurda, perché come potete capire dal mio accento, vengo da Pordenone, no? Quindi non è poi il top, diciamo, dal punto di vista della radio, perché tutti dicono la dizione è importante, devi respirare, devi parlare. Io parlo malissimo. Vabbè, però, meno male che mi salvo con le parole scritte. Vabbè, non sei Pordenone, diciamolo che sei salentina. È vero, molto sono il Salento, una salentina. Bellissimo, il meraviglioso Salento. Ditelo. Anche il portiere da buon pugliese ama. Ditelo. Ecco, l'abbraccio, allora, fraterno. L'abbraccio fraterno, sì, ok. Ma io sono salentina, non pugliese. Ci tengo a dirlo sempre, perché siamo uno stato a parte. Vero? Eccolo. Verissimo. Alla mia destra il collega. Siamo contenti di non fare parte del vostro stato. No, in realtà. Comunque, io offrirei un goccio d'acqua alla nostra Eleonora. È qualcosa? È qualcosa. Emanuela, ragazzi. Non sbagliamo. Lo sai che gli anziani mi hanno sempre chiamato Aurora. Io non ho mai capito il perché. Fabrizio, no. Non lo so. Comunque no, io avevo cioè mi rendo portavoce della domanda di Daniele. Vai. Lo straniero Ilardi, sempre il nostro web radio ascoltatore, che diceva che dice che in questi giorni si discute molto di censurare e di mettere dei paletti al web. Secondo te il blog e il web costituiscono ancora una zona franca nel quale poter dire di tutto? Che ne pensi a riguardo?
domanda pesante delle 23:47, signori. Allora, la domanda è interessante. Il blog può nascere come uno spazio personale, ma se pubblicate, se siete nel web, quindi vuol dire che esistete, e vi ascoltano, vi leggono delle persone, non è che potete scrivere esattamente delle cagnate. Quindi, anche se siete dei blogger e non dei giornalisti, non siete iscritti all'ordine o comunque non avete chissà quanti lettori, è importante scrivere giusto. Cioè, quindi i paletti non è che ce li devono mettere gli altri. Si parla di etica personale, ragazzi, cioè di scelte personali che tu fai. Cioè, io fino a una certa posso scrivere, ad un certo punto non posso scrivere più. Cioè, non è che posso scrivere insulti alla gente, cosa che succede molto sui social. Non è che posso comunque essere violenta così nello spazio del web. È comunque uno spazio in cui le persone mi leggono. Quindi se mi leggono vuol dire che è importante, e deve essere importante quello che tu scrivi. Non è che te devi sfogare. Se Eugenio, devi sfogare, vai altrove. Eugenio, confermi le parole di Emanuela? Ciao Emanuela. E Leonora? Scusate, ho sbagliato. Non è Emanuela. Allora non rispondo. Oggi sarà Emanuela Aurora. No, se la chiamo così è finita, mi odierà a vita. Eugenio, allora sì, confermo. Volevo rispondere, dato che la domanda era a coppia, ma ho voluto lasciar parlare Aurora. Sì. No, dai, non ti arrabbiare. Grazie, lo so, ti amo anch'io. Per quanto riguardava quel... Mi vanno tutti e nessuno mi sposa, ma com'è? La risposta la sai. A quanto riguardava... Adesso mi odia proprio. Adesso mi odia. No, alla domanda che aveva fatto prima lui su... ma qui scrivono tutti, allora... È vero quello che ha detto Leonora, lo penso anch'io, anche riguardo a questo discorso qui. Se vale qualche cosa il tuo scritto, da qualche parte andrà. E non è perché lo legge mamma e papà, attenzione, gli amici o i parenti. Io nel mio piccolo, che non sono assolutamente nessuno, mi sono messo in gioco nel volerlo pubblicare da solo. E adesso comincio a vedere dei risultati che neanche mi aspettavo, perché dico, ma tanto... chi è che mi legge? Dov'è che vado io? Probabilmente, non dico che il romanzo sia un capolavoro della letteratura, lungi da me pensarlo proprio, però evidentemente piace, le recensioni sono positive, ricevo contatti, anch'io, vabbè, io l'unico social che poi uso è Facebook, voglio dire, poi sto un po' indietro rispetto a tanti altri, vabbè, a parte Instagram, dai! E basta. Beh, ma ti posso dire che ti salvi? Posso dire che ti salvi finché sei in tempo. Mi fa il cazziatone la blogger. Per, attenzione, eccola là. No, però salvati finché sei in tempo. No, ma infatti mi fermo qui. Calcio d'angolo. Io ieri ho scoperto le IG Stories, queste storie sono impazzito. Pampa, però per favore, eccola. IG Stories. IG Stories, vabbè. Io non so neanche di cosa tu stia. Cioè, neanche ormai capito, mi fanno le lezioni di solito. Guarda, io neanche ormai so di cosa tu stia parlando, quindi mi fido, però voglio dire. Dai. Però è vero. Scrivere lo possono fare tutti, non è che è impossibile. Poi il risultato tanto si vede alla fine. Ecco, gli youtubers, è un discorso prettamente commerciale. La Mondadori che crea una collana solo per loro è per vendere. Ma poi è vero, quanto durano nelle librerie, negli store? Però... finisce lì. Chiudiamo poi dopo la domanda del musicante. Vai. No, non è la domanda adesso. È un'osservazione. No, è che comunque è difficile emergere. Quello sì. Perché comunque è un mare magnum, no? Certo. Penso che purtroppo dà parola anche a chi magari non dovrebbe averla. Per questo era la mia osservazione. Che se ci fosse un po' più di selezione, magari. Io auspicherei un editore intelligente che non ti fa pagare per pubblicare, ma che ti sponsorizza. Certo. Che però funge da filtro. E mette da parte tutti quelli che non meritano di essere pubblicati. Quindi è un cambiamento proprio dell'editoria. Ma no, quello che tu dici è corretto. Questo lo condivido anche, assolutamente. È lì un discorso appunto di editoria. L'editore poi ovviamente guarda il lato commerciale, certo, della questione. Del contenuto del libro va in secondo piano. La domanda è: quanto guadagno io con te, certo, con lei? Però magari è pur vero, come ci ha detto Eleonora prima, ci sono alcuni editori che vanno un po' contro tendenza. Sì, sì, quello magari sì. È bello leggere anche di questi editori. Quindi quello sì, sì. Non sì, solo sì, chi si autoproduce, ma anche sponsorizzare gli editori che sponsorizzano a loro volta questi. Dai, Eleonora, se... No, io vorrei dire una cosa, no? Cioè, l'editoria sta cambiando. È chiaro che l'editoria in un cioè sta facendo un percorso, a mio dire, terribile. Gli editori a pagamento, ora non possiamo dire che non ci siano, non siano mai esistiti,
Ma non sono mai stati così tanti. Cioè, dove a fare una ricerca di mercato? Io ora questo non lo so di preciso, probabilmente dovrei informare. La percentuale di editori a pagamento rispetto a quelli non a pagamento credo che sia abissale. Cioè, sono tantissimi gli editori a pagamento e sono un problema. E dici bene tu, gli editori dovrebbero fungere da filtro. Cioè, l'editore dovrebbe essere un biglietto da visita. Cioè, tu leggi quella casa editrice, ha una certa autorità, quindi vuol dire che ha una certa reputazione anche online, anche nel digitale, anche con il passare del tempo, e dice ok, questo è un buon libro perché probabilmente la casa editrice gli ha dato fiducia. Invece adesso cosa succede? Grandi case editrici pubblicano purtroppo libri che possono anche essere non definiti libri, perché non è rispettoso verso il libro. Che devi fare? Devi essere tu lettore, questo ad avere una coscienza nella lettura e nella scelta del libro. Questo è un argomento che anche io sostengo il pensiero di Eleonora, perché purtroppo è molto spinoso. Ci ritorneremo sicuramente, io spero di ritornarci magari anche con altri colleghi vostri. Nel frattempo io vorrei comunque risottolineare questo evento, lo facciamo dire proprio dai nostri ospiti, questa rassegna letteraria degli emergenti. La rassegna letteraria degli scrittori emergenti che si terrà 11 e 12 febbraio a Spazio 5 in via Crescenzio 99D nel cuore di Roma, quindi a San Pietro. È una rassegna letteraria che sarà a partire dalle 17.30 fino alle 20.30. Ci saranno esposizioni artistiche, quindi ci saranno 8-10 artisti per sera, sia il sabato che la domenica. E il sabato presento Roberta Padellaro e la domenica presento Eugenio Pochini. In conclusione ci sarà Marco Patuzzi, il mio poeta performance che viene da Bassano del Grappa, e ci saranno presenti Radio Godot e Radio Libera Tutti, che faranno le interviste comunque ai miei autori, andranno in diretta. Tuttavia siete tutti invitati, perché l'ingresso è assolutamente gratuito, è un'occasione per conoscerci di persona. Io amo incontrare le persone, amo incontrare i miei lettori e conoscere persone dal vivo, e soprattutto è un'occasione per conoscere nuove opere letterarie e comunque anche per fare un po' di sociale, perché facciamo tutti i social, poi nel sociale non facciamo più nulla. Beh, quindi partecipate numerosissimi. Eugenio, anche tu? Beh, io vi aspetto domenica, perché la mia giornata è il 12. Certo, sto lì. Ricordiamo il libro. Allora, il libro Sangue Pirata è disponibile ovviamente su Amazon, su tutti gli store, e la pagina Facebook Eugenio Pochini. Sì. Quindi io lì sto, lì mi trovate, benissimo. E io vi aspetto. Benissimo, siamo felici di avervi avuto qui ospiti questa sera. Vi facciamo un grandissimo in bocca al lupo sia per questo evento dove si può partecipare, come diceva la nostra Eleonora, gratuitamente, ma non è quello l'importante, ma più che altro è per la cultura. E poi comunque complimenti per il lavoro che fate, perché comunque ce n'è bisogno, perché la cultura è davvero fondamentale. Grazie ragazzi. Grazie a voi. Grazie, ancora un altro applauso. Noi proseguiamo la trasmissione, caro Fabrizio, la serata va avanti, mezzanotte meno 5, ormai è quasi domenica e si può quasi stappare qualche bottiglia, perché già domenica è festa, quindi festiva. La bottiglia dove sta? Ci abbiamo bottiglia d'acqua qua, via. Però ci abbiamo Lenny con Ello su Radio Roma Futura.